bravissimo, perché è un giornalista ma è anche un infiltrato. Lui si è infilato in situazioni davvero molto pericolose e mi fa piacere farvelo conoscere. Fabrizio Gatti, facciamolo entrare, vi scambiate in diretta le posizioni, diciamo. Come stai? Bene. Siediti qua, aspetta che recuperi il tuo libro. Guarda com'è vero che siamo in diretta e che tutto succede per davvero, che qua c'ho il libro di Fabrizio Gatti. E anche per questo bisogna tenere lo scontrino per partecipare, no? Perché tutto si tiene. Tutto si tiene. Allora, io ti ho presentato dicendo giornalista infiltrato, e la parola infiltrato non è esattamente una parola che mediamente sta con la parola giornalista, e invece? Ma a volte sì, per anni lo faccio, insomma, quando serve l'infiltrato per l'Espresso, poi per fortuna faccio anche il giornalista con i metodi tradizionali del giornalismo, ma quando è necessario... Cioè ci sono delle volte in cui per raccontare la realtà delle cose è bisogna necessario andarci dentro. Starci ad dentro, esempio... anche mettersi nei panni di... Questo aiuta, ma altre volte proprio perché la realtà che si vuole raccontare è chiusa. E quindi penso, ad esempio, se vogliamo raccontare un traffico di migranti, per raccontarlo al meglio bisogna andarci dentro. Ed è quello che poi ho fatto lungo le rotte del Sahara e ripescato in mare chiuso a Lampedusa. Una specie di racconto per immagini, no? Di quello che fai tu. Dove guardo? C'è dove le vediamo? Guarda, le vediamo lì. Eccole. Nei vari monitor. C'è un'immagine... che mi ha colpito particolarmente, eccola qua, c'è questo deserto. Qui siamo al confine materasso tra Niger e Libia ed è una delle rotte che da ormai oltre 15 anni all'ordine del giorno delle cronache, ed è uno dei passaggi delle rotte che portano poi verso l'Europa. Non c'è nulla, è un mare di sabbia, non c'è una pista, non c'è un passaggio. Beh, si è appesi al deserto e anche ai trafficanti. Qui era un momento in cui mi ero staccato dal gruppo dei camion e con l'aiuto di un contrabbandiere locale mi stava riportando indietro dalla Libia, perché la Libia, anche prima della situazione attuale, non era un posto facilmente attraversabile e quindi senza visto ero entrato illegalmente nel sud, ma poi ero dovuto tornare fuori. Quindi bisognava tornare fuori. Perché come mi disse il console libico ad Agadez, che è una città bellissima alle porte del deserto, però a sud, nel Niger, il mio sogno era fare questa traversata, lui mi diede due pacche sulle spalle dicendo dai sogni ci si sveglia, puoi andare da un'altra parte. Sarà meglio andare da un'altra parte. Poi c'era una foto con del filo spinato, c'è Fabrizio che questo, è oltre un muro. Questa e è una foto di Franco Lannino, grandissimo fotografo siciliano, e qui sono io rinchiuso nel centro di Lampedusa, seguendo tutta la rotta lungo un lavoro di 4 anni, sono stato ripescato in mare dopo una notte alla deriva, e questo era perché entrare nel centro di Lampedusa, questo è quello del 2005, oggi è un po' cambiato, anzi dopo l'inchiesta pubblicata dall'Espresso e dopo l'uscita di un libro che si chiama Bilal, che racconta tutto questo viaggio, quel centro vecchio era stato chiuso perché non garantiva anche la tutela degli operatori, non soltanto delle persone detenute lì dentro, e questo sono... Io rinchiuso con il nome di Bilal Ibrahim El Habib, rinchiuso dentro il centro di Lampedusa come cittadino iracheno. Come si sta in mare in attesa di essere recuperati? Ma io in qualche modo ero tranquillo, perché tranquillo non tanto, ma insomma sapevo che stavo facendo qualcos'altro. Però la paura è altissima, ma è una paura che comincia dall'origine, comincia dal motivo, dal momento in cui si decide che bisogna andare via dal proprio paese. È la stessa paura che hanno vissuto i miei zii, o la mia mamma, o anche i nostri nonni, nel momento in cui, negli anni che furono, ma anche oggi, molti sono ragazzi devono partire, e della paura dell'ignoto, verso cui bisogna andare. Anche oggi molti ragazzi, purtroppo, dall'Italia devono affrontare questa paura, anche se il viaggio, per fortuna, ha condizioni leggermente migliori da quello che sappiamo. Poi, siccome Fabrizio Gatti non si fa mancare nulla, si è anche fatto arruolare da un caporale. Ecco, questa foto, non so se si vede a casa, è di Lillo Rizzo, è un'altra foto di me a Lampedusa. Qui siamo ancora a Lampedusa. A Lampedusa, e poi il passaggio successivo è stato quello della raccolta dei pomodori. Perché poi questi ragazzi qui che vediamo sbarcare finiscono nello sfruttamento, non solo, anche nell'edilizia e in altri settori. Io avevo focalizzato per due volte, nel 2006 e nel 2016, la questione del caporalato, in particolare in Puglia, ma purtroppo non solo la Puglia, il nord della Puglia è afflitto da questo. E qui è lungo la strada dai campi verso il nascondiglio che avevamo preso, la foto di Rocco De Benedictis. E anche quello è stato forse
Tra tutti il lavoro più drammatico, perché ritrovare condizioni di schiavitù nel proprio paese fa ancora più male, perché si è abituati a vederle al di fuori, a vederle in situazioni di guerra, in paesi afflitti da estrema povertà. E invece sei a casa e tua quando, e vedi e che... quando si vede che è dietro la porta di casa nostra, questo è ancora più doloroso. Ma e dov'era peraltro, di un giornalista... quei migranti lavorano per gli italiani. Beh, lavorano, reggono la nostra economia. E, no, nel senso gli italiani brava gente sono quelli che poi pagano il mondo, due, il mondo, cioè... così va il mondo, e anche l'Italia, e anche gli italiani fanno questo. Mancare. Però, ecco, se... io mi fossi presentato in tutti questi percorsi come giornalista, nel deserto probabilmente mi avrebbero messo in una buca di sabbia e qui ovviamente con i caporali non ci sarebbe stato modo di entrare così dentro il fenomeno e denunciarlo, perché poi quella fu una grande denuncia. Allora, voglio venire a Educazione Americana. Aspetta, è il romanzo che nessun agente della CIA ha mai potuto scrivere. Eccolo qua, lo facciamo vedere anche a casa. Vabbè, lo stiamo già vedendo anche nel video grande, e, tra le altre cose scrivi, me lo sono appuntato, non l'ho mai fatto per adrenalina. L'adrenalina fa perdere il contatto con la realtà e nuoce gravemente alla salute, come la nicotina. L'adrenalina in certe situazioni porta alla morte. Ecco, c'è un limite oltre il quale un giornalista si deve ricordare di non poter e non dover andare? Beh, dovrebbe essere sempre, e qui è in contrapposizione al protagonista di Educazione Americana. Il protagonista è uno dei sequestratori americani dell'imam Abu Omar e il libro rivela per la prima volta in modo inedito che oltre a quell'operazione la stessa rete clandestina della CIA che aveva base in Italia e in Europa ha fatto tantissime altre operazioni. E proprio nel dialogo con, nome di copertura, questo infiltrato che poi faceva l'infiltrato per la CIA, eravamo quasi colleghi ma con scopi completamente differenti, il mio scopo è rendere pubbliche le cose che vedevo. E lui che rapporto aveva con l'adrenalina? Beh, lui secondo me era una sorta di tossicodipendente d'adrenalina, perché me ne aveva parlato, me ne ha parlato più volte. Io qualche volta ho incontrato anche dei giornalisti che essendo stati in zone di guerra mi hanno poi detto, ah, sapessi l'adrenalina, ma tu l'avrai provata quando ti sei infilato? Ecco, no. Quello mi spaventa, l'idea dell'adrenalina, perché l'adrenalina dà una sorta di euforia. Mm. E invece la compagna di viaggio in quei casi è la paura? La paura ti tiene a terra? La paura tiene i piedi per terra. Poi bisogna metterla da parte e ragionare sempre freddamente. Però l'euforia è pericolosa e tra l'altro anche umanamente... può far fare delle cose sciocche. Secondo me dà la sua effazione. Io provo euforia nello sport, nelle gioie familiari, questa è l'euforia, ma non nel lavoro. Anzi, i lavori che ho fatto mi hanno sempre trasmesso una grande tristezza. E anche questo libro, cioè, in fondo... torna a casa e ce l'ho addosso, quella roba lì. Beh, non ci si può togliere, certo. Quella cosa rimane. La scrittura aiuta a sopravvivere, aiuta a guardare avanti. E attraverso i libri, condividere quello che si prova attraverso i lettori, altre persone, A proposito di Educazione Americana... È una medicina. L'altro infiltrato... Simone Pace. A un certo punto alza il telefono. Cioè, che uno dice, beh, dai, non può essere andata così. La cosa è che da quando... c'è stata un'indagine molto importante in Italia e in Europa sui sequestri fatti dalla CIA negli anni del terrorismo di Al-Qaeda, parliamo del 2003, 2004, sì, fondo, 2005, insomma il nostro mondo fa. Di ora. Sì. E non mi sono mai rassegnato all'idea che questa squadra di americani fosse arrivata qui e si fosse registrata, perché alcuni si sono registrati negli alberghi, sono andati in montagna a sciare, ecco, sembrava, come dire, una presenza un po' troppo evidente. Mi ha sempre dato l'idea che questo servisse a coprire una squadra ancora più segreta che stava al di dentro. E quindi è cominciata una mia ricerca a lungo raggio, che però per anni non ha portato a nulla, fino a quando... una telefonata, come spesso accade, ma sono tantissime le telefonate di persone che vogliono segnalare una propria storia, una propria vicenda, dei propri problemi. E quindi da questa telefonata poi sono nati degli incontri avvenuti, uno negli Stati Uniti e altri in Germania. Era un agente che diceva, ti racconto... Ed era uno dei sequestratori di Abu Omar che dice, oltre a quello, la nostra attività, la nostra squadra clandestina in Italia e in Europa ha lavorato illegalmente dalla fine della guerra fredda fino praticamente ai giorni nostri per 30 anni. E tu ti sei chiesto perché sta chiamando me? Io me lo sono chiesto e tra l'altro una risposta la possiamo avere anche dalla cronaca di questi giorni con la fuga dall'Italia dell'unica agente ex agente americana condannata e trattenuta in Italia per quella vicenda, Sabrina De Sousa, che se ne va denunciando il fatto di essere stata scaricata dal governo degli Stati Uniti. L'idea che io mi sono fatto sono due le motivazioni. La prima,
che Simone Pace racconta nel libro, raccontando poi i dettagli, la rete di comunicazione. Simone Pace credo faccia un danno alla rete come l'ha fatto Edward Snowden, che è un famosissimo agente americano che ora ha chiesto asilo in Russia e vive lì per evitare le conseguenze, per denunciare la violazione delle libertà individuali. E qua si parla di condizionamento delle democrazie in Italia e in Sì. Europa. Si parte da Mani Pulite e si arriva ai giorni d'oggi. L'altro aspetto, una risposta che mi do io, alla quale lui non ha mai voluto rispondere, è che probabilmente quella squadra del rapimento a Buoma era stata effettivamente scaricata e tra l'altro, come ha scritto Stefania Maurizi su Repubblica, la rete venne smantellata negli anni successivi in Italia proprio da Edward Snowden quando era in servizio nella CIA. Ebbene, queste persone ora che si avvicinano a un'età di pensione, alla loro quota 100, cominciano a pensare al loro futuro ed evidentemente questa sorta di denuncia pubblica che Simone Pace fa coprendosi nell'anonimato per non dover andare a vivere a Mosca, lo fa anche per Anche questo. per questa ragione. Dopodiché io immagino che a fronte delle cose che ti sono state raccontate tu avrai passato anni un po' conoscendoti a verificare puntualmente, perché altrimenti uno rischia anche di mettere dentro, no? Certo, la verifica è importante. Molti degli episodi raccontati hanno dei riscontri e li trovate nel libro. Altri no, perché come spiega Simone Pace, la verità ufficiale si fabbrica, è facilissimo, i documenti ufficiali si fabbricano, quello che noi abbiamo vissuto e abbiamo costruito l'abbiamo fatto in modo che non rimanessero tracce. Ho un'ultima domanda, Qualche traccia è Fabrizio. rimasta e lì entra, però non possiamo rinunciare a raccontare Perché non e c'è, tu allora mi da riscontro giornalista per uno ogni diventa cosa. scrittore, il ruolo dello scrittore è tentare di mettere insieme con un patto di lealtà dicendo guardate, non tutto è Questo è verificabile, ma è documentato, una questo no. testimonianza di una persona che Ho sicuramente viveva in un'ultimissima domanda. Come quell'ambiente. si chiama la spia? Simone Pace, Simone Pace, Simon che Pace è come... bellissimo come James Bond. No, no, Un assolutamente. fisico? No, no, una Niente. persona più o Mai meno... una gioia, Fabrizio Gatti. Educazione americana, Fabrizio Gatti, grazie E per essere tenete lo stato con noi. E tenete lo scontrino. scontrino. Vado di là. Grazie. Noi ci Grazie. vediamo.